Inizio dagli occhi, inizio applicando una base bianca su tutto quanto l'occhio, questo qui è il matitone di NYX, e lo vado semplicemente a sfumare con le dita. Come primo ombretto utilizzo Ossigeno di Neve Cosmetics, che è questo azzurro bellissimo, e lo vado a stendere su tutta la palpebra mobile. Dalla Naked Basic vado a prendere Naked 2 per creare profondità, e l'illuminante da mettere sotto l'arcata sopraccigliare. Prendo poi Frozen di Nabla per dare dei punti luce. Con l'eyeliner Waterproof di Essence creo una linea. E sotto la rima inferiore applico il pastello e gioia e una matita grigio metallico. Sopra l'eyeliner vado ad applicare dei glitter per dare appunto questa luminosità un po' angelica. E li vado ad applicare anche intorno alla parte finale dell'occhio, proprio appunto dare questo tocco in più. E applico poi abbondante mascara. Sistemo le sopracciglia con la matita di Benecos e il Make Me Brow di Essence. Passando alla base, vado a neutralizzare prima le occhiaie con un correttore arancione e poi i rossori con un correttore verde. Per la base ho usato il fondotinta di Puro Bio. E come correttore illuminante il liquid concealer di Catrice. Vado a fissare tutto con una cipria compatta, questa è di Moi. E applico un blush rosato opaco. Vado poi a stendere abbondante illuminante rosato. E sulle labbra una tinta labbra rosata che va a completare il look. Anche questa volta inizio stendendo una base bianca su tutto quanto l'occhio. Vado poi ad applicare un ombretto nero intenso su tutta quanta la palpebra mobile. Nella piega dell'occhio vado a stendere un ombretto rosso opaco super intenso e vado a portare verso l'esterno. Applico nella rima interna una matita nero carbone e incomincio a sfumare sotto la rima inferiore sia il nero che il rosso. Applico una riga di eyeliner e vado a dare dei punti luci sempre con Frozen di Nabla, sia nell'angolo interno sia alla fine dell'occhio. Applico queste meravigliose ciglia finte. Per quanto riguarda la base, ho usato gli stessi prodotti di prima, adesso vado a fare contouring con taupe di NYX. E come blush utilizzerò lo stesso ombretto rosso che ho usato per gli occhi. Vado a stendere poi anche Frozen, proprio come fosse un vero e proprio illuminante. Per le labbra utilizzo un rossetto rosso e lo vado poi piano piano a scurire con una matita nera per gli occhi, andando proprio a sfumare per creare un effetto degradé. E alla fine ho aggiunto un po' di rosso anche sulle tempie.